Il nostro patrimonio è un patrimonio fatto di tanta paura, di tanta fame, di tanto freddo. A volte sembrava che di avere i piedi incollati tra l'erba, perché la paura ci condizionava in una maniera tremenda. Però ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al 25 aprile e per noi è stata una festa anche se, per essere tutti insieme, i volti dei nostri ragazzi che erano rimasti laggiù sulle montagne sono sempre presenti davanti a noi. Sono state queste alcune delle ultime parole pubbliche del simbolo della resistenza in Versilia, Didala Ghilarducci, partigiana per amore del suo chitò, sempre amato e ricordato, ucciso nell'agosto del 44 dai nazifascisti. Se n'è andata il giorno dopo il 25 aprile, dopo aver per l'ultima volta rievocato con commozione e forza i giorni dell'oppressione e della liberazione, come monito per tutti, in particolare dei giovani. 91 anni compiuti il 26 febbraio, Didala, colonna e presidente dell'ANPI Versilia, viveva da sola al quartiere Varignano di Viareggio con la badante. È stata quest'ultima a dare l'allarme al 118 quando la donna è stata colpita da infarto. Ma i soccorsi sono stati purtroppo vani. Solo 24 ore prima, a Sant'Anna di Stazzema, aveva detto di sentirsi vicina alla fine del suo percorso. Un percorso di memoria che ora, in Versilia, dovrà proseguire senza una delle figure tra le più significative della resistenza nazionale.